Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati, anzi buonasera a tutti su Fratellanza Nerazzurra, o benvenuti. Allora ragazzi, solita raccomandazione, iscrizione e condivisione del canale, cercate di farci crescere. Come vedete ci stiamo sempre più dedicando al canale, sia che piare tutti i ritagli di tempo che abbiamo. E approfitto di un altro ritaglio di tempo che ho per dire la mia su una cosa che volevo affrontare domani mattina, sinceramente, anche perché sta uscendo il video di Pierre e non volevo fare situazioni che si accavallano, però a me è partito il crimine, come dicono quelli bravi. Perché mi domando? Allora, è dall'inizio del campionato che vengono fatti attacchi. Ora, è vero che attaccare chi è in testa è lo sport di tutti gli opinionisti e lo sport di tutti i giornalisti sportivi. Essere ottusi è una consuetudine sotto questo aspetto qui. Però io mi domando di una cosa molto 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 importante. Va bene tutto, ma rispettare la realtà, questo è una cosa che è innegabile. Per di più, la cosa che mi fa girare le balle è sentire un opinionista TV, ex calciatore tra l'altro, e quindi ex addetta ai lavori comunque sia, che viene a dire: a me non frega un cazzo del regolamento, non ha usato il francesismo, però il zucchero è questo. Perché te che sei in televisione e che ti guardano milioni di persone, e in queste milioni di persone ci sono centinaia di migliaia di bambini, anche se l'orario magari non l'hanno seguito, ma comunque con i vari rimbalzi una storia o un'altra viene fuori, non ti puoi permettere di dire a me non frega niente del regolamento. Cioè, mi puoi venire a dire il regolamento è sbagliato, lo voglio cambiare perché questa regola è fatta male. Benissimo, è una critica dando una giustificazione. Ma no, che siccome la tua testa ti dice che la ripartenza dell'Empoli non è una ripartenza ma è una spazzata e qui non è una giocata. Cioè, che poi che cazzo di differenza c'è fra una spazzata e una giocata? Che lì gli ha risposto bene Marelli: non si può fare un regolamento per chi tratta bene la palla e chi tratta male la palla. Il regolamento è quello. Cioè, se il giocatore dell'Empoli non è capace di stoppare e far ripartire l'azione, come giocatori dell'Inter e del Milan, non voglio fare nomi, che sono stati fatti, sono capaci di fare, non è problema dell'arbitro, non è un problema di chi fa regolamento. Quindi le minchiate lasciamole per favore fuori dagli studi televisivi e fuori dalle telecamere, dove ci sono milioni di persone che guardano e che possono essere influenzate da questo ragionamento, perché chiaramente ci sarà qualche imbecille che osannerà l'uscita: a me non me ne frega niente del regolamento. Bene, a me il regolamento invece interessa, e a me il regolamento deve essere rispettato. Se è sbagliato bisogna dare la critica e cercare di cambiarlo, ma non venirmi a dire che non te ne frega nulla del regolamento perché te nella tua testa quella non è una giocata che rimette in gioco l'Inter. C'è un fuorigioco, il fuorigioco non è fischiato, la palla va al... che poi è da vedere se c'è il fuorigioco, la palla va al difensore, il difensore rimette in gioco la palla con una giocata, la perde e quindi il primo fuorigioco è finito per regolamento. Perché poi quando le cose le subisce l'Inter, allora va bene, è stato giusto annullare quella cosa perché il difensore dell'Inter ha rimesso in gioco la palla. Quindi per favore le minchiate lasciamole fuori. E dopo aver sistemato il gobbaccio Massimo Mauro, ma vi ripeto, non tanto perché lui può avere le idee che cazzo vuole, perché ognuno è libero di avere le proprie idee, ma non deve venire a dire in televisione: a me non frega niente del regolamento. Perché a me non frega niente del regolamento, allora è giusto che tu abbia militato in quella squadra dove il loro motto è sempre stato: non importa come, ma l'importante è vincere. Ora, detta questa, ho visto un intervento del signor guru Arrigo Sacchi, perché Arrigo Sacchi è diventato un guru del calcio adesso, è diventato un fenomeno che capisce tutto di calcio. Alla fine, se non aveva fatto quegli anni d'oro con il Milan, che poi Capello ha fatto meglio secondo il mio punto di vista, non era nessuno, perché è andato in nazionale e sappiamo tutti la fine di merda che abbiamo fatto a USA 94. E io, ventenne al tempo, ho sempre detto che l'errore più grosso è stato mandare Franco Baresi, dopo una partita della Madonna, rientrante da un infortunio, a tirare il primo calcio di rigore. Detto questo, il signor Arrigo sa che dall'inizio dell'anno che ci smarona le palle con le sue uscite sul Milan. E il Milan è una squadra che ha identità europea,
e il Milan è una squadra che ha il DNA europeo, e l'Inter non ha il DNA europeo, e l'Inter non ha la mentalità, e l'Inter non ha un gioco europeo. Allora, tanto per incominciare, caro signor Arrigo Sacchi, i 5 derby che ci riprendiamo ce li mettiamo in tasca, li portiamo a giro per il campo, e quando l'arbitro fischia li togliamo dal campo e li mandiamo a fare la doccia. Quindi per cortesia non venire a smaronarci le palle nei paragoni fra Inter e Milan. L'Inter sta dominando un campionato che l'anno scorso lo stesso percorso, più o meno, l'ha fatto il Napoli, sembrava fosse i Galacticos, e hanno fatto un campionato della Madonna a Napoli. Non sarebbe male se il Milan è costruito perché con la squadra che ha, con la rosa che ha. Allora, tu mi venga a parlare di amalgama dei giocatori, ti posso anche dar ragione, perché hai comprato 14 giocatori e quindi è anche capibile che si devono amalgamare. Che siano arrivati giocatori che manco conoscevano una lingua italiana, ti potrei anche dar ragione. Che il Milan è stato assemblato da Stefano Pioli, ti posso anche dar ragione, perché quando te cambi la squadra in tutti questi individui, è normale che deve essere il collante e quello che riesce a far fare amalgama l'allenatore, è il suo lavoro, quindi mi sembra un po' un ragionamento del cazzo. Comunque sia, è giusto dare meriti di questo, ma non venire a dire che il Milan ha investito meno dell'Inter nel mercato, perché il Milan ha investito gli stessi soldi dell'Inter, se non qualcosa di più, perché l'Inter, voglio dire, ha preso Pavard da 20 milioni, ha preso Frattesi, che il prossimo anno pagherà 40 milioni, ha preso Sommer a 7 milioni, ha preso Bissek a neanche 2 milioni, e ti vorrei ricordare che questi 4 giocatori nemmeno fanno i soldi che sono arrivati all'Inter per il ludopatico Tonali, chissà come mai l'hanno venduto, l'ho detto nel video di qualche giorno fa, e soprattutto sono stati reinvestiti tutti. Quindi, ma di che cazzo stai parlando? Cioè, mistificare anche in questo caso la realtà dei fatti. Per arrivare a cosa? A sentirti ancora il signor Arrigo Sacchi? Bene, il signor Arrigo Sacchi, faresti bene ad ascoltare un po' quello che forse si consigliano da casa, ovvero di fare il nonno e levarti dalle palle da fare queste uscite che rendono ancora più stupido l'intervento che viene fatto, perché un intervento giusto diventa stupido. Quindi ragazzi, detto questo, aspettiamo anche il video di Pier, poi carico anche io il mio. Scusate, ma sinceramente quando vedo questi attacchi gratuiti non riesco a star zitto, e la mia la devo dire. Sempre un grandissimo forza Inter, un buon pomeriggio a tutti e ci vediamo domani con altri contenuti.